Benvenuti, benvenuti a una nuova puntata di Storia e Misteri. Con me c'è come sempre Aristide Malnati, il prof Malnati è quasi sempre infallibile, però voleva fare un piccolo appunto in apertura di puntata. Devo emendarmi perché a me piace spesso parlare più latino che inglese e però ho commesso un errore, ho errato, anche se errare humanum est, e qualche puntata fa quando abbiamo parlato di quella splendida città che è Padova con la Basilica di Sant'Antonio, ho detto che il nome classico latino di Padova era Padua, invece era Patavium. Padua è un toponimo successivo che poi è trasbordato, credo, proprio nell'inglese, ma il nome classico della Padova romana era Patavium. Allora, questa Patavium. Correzione la dovevamo ai tanti amici che ci seguono e che in queste settimane tanti telespettatori per Storia e Misteri che ringraziamo. Oggi rimaniamo abbastanza vicini alla nostra sede di Telenova dove registriamo Storie e Misteri, perché andiamo in Valsassina, siamo a quarantina di minuti, un'oretta da Milano. Andiamo a vedere un luogo molto particolare, perché pochi sanno che Leonardo da Vinci, famosissimo perché a Milano con Ludovico il Moro è stato uno dei grandi protagonisti di questa città, però ha un collegamento diretto con la Valsassina. Sì, appunto, la Valsassina era relativamente vicino a Milano anche all'epoca, siamo nel 1500, più o meno preciso. Leonardo, che era uno sperimentatore, quindi anche un viaggiatore verso quegli spettacoli, quegli scenari naturali che potessero favorire la propria ricerca scientifica nel settore dell'idraulica o di altre scienze esatte, aveva creato una piccola ma straordinaria scuola, quasi una sorta di Accademia di Atene, nella corte di Ludovico il Moro, e quindi con qualche suo allievo, collega forse troppo, perché, ma allievo, si era spostato in Valsassina sopra Lecco e aveva raggiunto il paesino di Introbio, che è un crogiolo ancora oggi di, pur nella sua ridotta dimensione, di tesori storici. Ha una torre alla chiesa di San Michele, ma lì vicino c'è una cascata particolare, la cascata della Troggia, che ha consentito a Leonardo di compiere i primi studi della scienza moderna sulla portata delle acque, come dice il codice atlantico. Quindi... E allora, Aristide, andiamo subito a vedere il tuo servizio su Leonardo Introvio e poi entriamo meglio. Certo. Si è ormai chiuso l'anno dedicato a Leonardo, durante il quale il genio di Vinci è stato celebrato per le sue opere e le sue straordinarie invenzioni, e in cui spesso, con grande rigore filologico, gli storici dell'arte sono andati a rintracciare i posti non così conosciuti dove il famoso scienziato ha saputo esprimere il proprio straordinario talento e che spesso hanno fatto da sfondo a suoi quadri famosi. In questa ricerca è da segnalare a buon diritto la Valsassina, dove Leonardo soggiornò per un certo tempo e vi si recò varie volte, durante il periodo che passò a Milano presso la corte di Ludovico il Moro. Introbio, piccolo borgo storico nel cuore di questa verde vallata incastonata tra bellissime montagne, è il più importante esempio della ricchezza artistica e monumentale di tutta la zona e affonda le proprie radici nei secoli anche precedenti al Rinascimento, ad iniziare dalla chiesa di San Michele, costruita attorno al 1100. Che contiene ad esempio un'effigie della Madonna in stile bizantino datata al XII secolo. La Madonna sul trono con bambino, realizzata nel 400 da autore ignoto, è l'unico affresco sulla navata che era già visibile prima degli anni 80, quando vennero portati alla luce gli altri. Per proseguire con la bellissima Villa Migliavacca, progettata probabilmente dall'architetto Ulderico Bottoli di Milano, fu costruita tra il 1911 e il 1914 e riprende lo stile del 400 milanese, volutamente ispirato a quello del Castello Sforzesco. La struttura è posizionata nel mezzo di un giardino, al centro del parco, e ora è adibita a sede comunale. In questo contesto di eccellenze storiche, Leonardo ispirò il proprio genio.
In primo luogo si recava presso la vicina cascata della Troggia, del cui spettacolo si innamorò e di cui soprattutto da ingegnere studiò la portata delle acque. La cascata della Troggia fu ammirata già da Leonardo, che nel foglio 214 del Codice Atlantico ne descrive la scenografica bellezza e potenza. Per finire, è doveroso citare i panorami della Valsassina che presumibilmente hanno ispirato lo sfondo di sue opere celeberrime, come La Vergine delle Rocce, influenzata dalla grotta di La Orca, appena sopra Lecco, o come niente meno che La Gioconda, in cui il grande artista tiene conto del ponte ad archi di Azzore Visconti. Fuori da Introbio, poi svetta, anche se abbandonata, l'ottocentesca Villa De Vecchi, su cui aleggiano misteriose leggende di fantasmi. Felice De Vecchi, ricco borghese milanese, ebbe problemi di salute a seguito di un viaggio in India. Fece così costruire questa villa, che all'epoca era magnifica, vicino alle terme di Tartavalle, per beneficiare delle acque curative. È un Leonardo che amava ovviamente la grande città, ma soprattutto anche questi viaggi, e dicevamo il Codice Atlantico, che poi Codice Atlantico, testo tra l'altro che invitiamo i nostri amici alla Biblioteca Ambrosiana di Milano, sì, quindi sì, è proprio un testo che è rimasto nella nostra città, perché poi i Codici Leonardo alcuni sono stati battuti ad aste costosissime. Certo. Stati Uniti, questo per fortuna è ancora nella nostra città, però dicevamo nessuno si aspetterebbe che Introbio, il maestro di Vinci, andava a verificare le sue teorie, e invece così emerge, come ha detto benissimo Virginia Reniero nel servizio da Introbio dalla Valsassina, un duplice aspetto di Leonardo: lo scienziato rigoroso e sperimentatore. Lui era empirico, non formulava teorie se non dopo verifiche nella realtà. E poi emerge questo aspetto quindi empirico-scientifico, ma anche un aspetto molto umano e molto artistico, ha catturato nei suoi quadri più famosi, sembra addirittura nella Gioconda, se queste teorie sono esatte, ma sicuramente nella Vergine delle Rocce, dei punti estremamente pittoreschi e ricchi per lui di pathos della Valsassina, che adesso magari noi diamo per scontati, ma che dai quali evidentemente lui è stato, come uomo con la sensibilità di artista, è stato colpito. Quindi noi dobbiamo immaginarlo in qualche modo un doppio connubio con la natura, cioè affascinato sicuramente per l'aspetto umano che poi ha riprodotto nei suoi quadri più ormai capolavori della cultura mondiale, dell'arte mondiale, ma anche naturalmente come terreno pratico di esperimenti che hanno poi fatto progredire in maniera netta la fisica e la scienza dell'epoca. E sicuramente Leonardo sarebbe stato colpito anche da queste splendide immagini che adesso vi proponiamo, perché andiamo sull'Alpe Giumello con i panorami, gli scenari, vedere e raccontarvi un po' cosa si può vedere appunto nella nostra regione così ricca di tesori e luoghi fantastici da visitare. Il servizio. L'Alpe Giumello, in Valsassina, è un trionfo della natura ed era già nota niente meno che a Leonardo. Questo ampio scorcio delle robbie lecchesi si distingue per lo splendido panorama a perdita d'occhio su tutti e due i rami del lago di Como e più in lontananza sul lago di Lugano. Proprio in un punto di osservazione privilegiato è stata posta la panchina gigante, voluta dalla fondazione No Profit Progetto Grandi Panchine, che ne ha posizionate oltre 350 ovunque in Italia e anche in Europa. Il Giumello, raggiungibile comodamente anche in auto, oggi offre un'incantevole immersione nell'ambiente di alta montagna, fatto soprattutto di alpeggi, dove in estate si svolge la transumanza del bestiame. Durante l'inverno invece diventa luogo ideale
oltre che per gli amanti degli sport invernali, anche per i cani da slitta, che regolarmente vengono radunati insieme. Una guida d'eccezione, Cristiano Cariboni, titolare del Ristoro Genio, apprezzatissimo per i suoi tipici sapori enogastronomici, ci regala alcune curiosità su questo gioiello naturale e sulle sue eccellenze. Ciao Cristiano, ci puoi raccontare una tradizione particolare legata all'Alpe Giumello? Sì, certo. Ciao Carolina, buongiorno. Oggi mi sento di raccontarvi una tradizione sportiva legata a questa terra, all'Alpe Giumello e al Monte Mugio in particolare. Guarda, alle nostre spalle, in lontananza, vediamo un piccolo impianto di sci che arriva quasi fino alla cima. Pensa che questo è uno degli impianti a fune fra i primi posizionati in Lombardia, nel lontano 1927. Questo impianto è tuttora funzionante, è gestito da un'associazione, siamo un po' di ragazzi, un po' di volontari qua che gestiscono le proprie attività come rifugi e noi giovani con i nostri papà mandiamo avanti questa associazione che gestisce l'impianto di sci. E allora si può accompagnare appunto una bella giornata in queste valli meravigliose anche con delle grandi tradizioni enogastronomiche. Assolutamente sì, ringraziamo Cristiano Cariboni che è un amico, che è titolare del Genio, che è questo ristoro proprio sull'Alpe Giumello, facilmente raggiungibile anche in auto, che è punto di partenza per passeggiate meravigliose sia d'inverno che soprattutto d'estate, che è un ristoro dove trionfano i sapori enogastronomici di tradizione locale, e lui è uno dei massimi esperti, proprio perché abita lì praticamente tutto l'anno, di quello che questi alpeggi già noti a Leonardo possono offrire. Ma non solo dal punto di vista turistico, questo va da sé, ma proprio dal punto di vista della conservazione, della protezione di antiche tradizioni, sono legati anche alla storia sportiva, quindi abbiamo visto i cani da slitta, ma anche il primo impianto di risalita di tutta la zona che ha praticamente 100 anni, quindi, e poi il fenomeno della transumanza, oggi è tutto tecnologizzato, tecnologico, e però qua ci sono ancora gli alpeggi gestiti in modo tradizionale, naturale, con il bestiame che pascola durante i mesi estivi, quindi nutrendosi in modo totalmente naturale, all'aria aperta, non in stalle anguste o in pascoli delimitati. Sono tradizioni a due passi dalla nostra città che possono essere fruite anche da chiunque voglia spingersi da queste parti, insomma. E allora vi salutiamo con questo invito di una gita, un viaggio, una domenica in Valsassina per godere di questi spettacoli e anche della cultura enogastronomica. Certo. Grazie Aristide Mallanti. Grazie a voi. E ci vediamo presto. Storia e misteri.